Signora, perdonatemi, io sono innamorato e non posso sprecare un'occasione simile. Lasciate che vi spieghi la natura del mio... Zitto caro, zitto, zitto, no, non osate di più. Vi ho messo nel segreto della mia confidenza e adesso accontentatevi di allusioni e di occhiate, no, no. Non cercate di usare nessun altro linguaggio, non spiegatemi cose che reputo indecenti. Soffrite a causa mia, beh, non ve lo proibisco, ma mi spetta il diritto di non saperne niente. La regola del gioco è che io chiuda un occhio sui vostri sentimenti, sì, ma se sono muti, ecco, e se è la bocca invece a farsi udire, beh, allora voi per me siete morto, io vi tolgo il saluto. Per carità, signora, non ci siamo capiti. Parlavo di Enrichetta io, è lei che io amo, giuro che faccio appello solo al vostro buon cuore, perché voi mi aiutiate a rapire la bella... Bravissimo, bravissimo, che stile, questa sì è strategia, è un ripiego di classe, meritate un applauso, ne ho letti di romanzi io, ma una simile idea così pronta, precisa, non l'ho incontrata mai. No, qui non è questione di strategia, signora, io ho detto pari pari, quel che mi sta nel cuore, la volontà del cielo, il destino, fa sì che il mio cuore sia preso, travolto da Enrichetta, dico meglio, Enrichetta mi tiene prigioniero, per l'esattezza voglio Enrichetta per moglie. E siccome anche a voi sarà chiesto un parere, a mia volta vi chiedo, non potreste aiutarmi a... So bene cosa mira tutta questa perifrasi, so cosa significa usare i nomi in chiave, siete scaltro in retorica. E per parlare anch'io, in stile figurato, diciamo, a indovinello, vi dirò che Enrichetta è contraria a Imeneo, è che si fa adorare, sì, però non cerca anello. Ah no, signora, no, le sciarade, poi no! Ma che vi fa pensare che io parli per enigmi? Ma su, quanta paura! Siate coerenti, andiamo, Vi hanno tradito troppo tutte le vostre occhiate, no basta, basta, mi basta il trucco, il brillante espediente con cui vi siete tolto abilmente d'impiccio, io a questi patti accetto, sì, prendo quel che mi date però, entro dei limiti, no, niente intorcinamenti, niente vapori strani. Ma signora! Addio, per questa volta non parliamone più, vi ho già detto troppo più di quanto volevo. Ma vi sbagliate! Basta. Sono qui che arrossisco, il mio pudore a pezzi, non so come resista. Signora, non vi amo, che io possa crepare. No, no, non vi concedo una frase di più. Ma vattene all'inferno, anzi va al manicomio. Non la si tiene in casa una pazza così. Andiamo a consigliarci con chi ha un po' di cervello. Ci sarà qui qualcuno che mi darà una mano. Dammi il tempo di andare e di tornare, brigherò, insisterò, farò pressione, tutto. Ma che cos'è l'amore che ti rende nervoso? E con che prepotenza chiedi ciò che desideri, mai che... Ah, ciao fratello. Ciao, ciao Aristo, che fai? Qual buon vento ti porta? Lo sai perché sono qui? Ma, io? No, dimmelo tu, sono qui tutto orecchi. Tu conosci Clitandro? Tu sai bene chi è? Certo che io lo so, lo conosco da sempre. E cosa ne pensi? Dimmi la verità. Un tipo coraggioso, leale, anche avveduto, tutt'altro che un imbecille, una rara persona. È per lui che sono qui, per una sua proposta, e sono contento che il giovane ti piaccia. Ho conosciuto il padre quando ero in viaggio a Roma. Ah sì? Un signore, un vero gentiluomo. Lo dicono. Avevamo tutti e due 28 anni, ma per Dio, ma che ragazzi, non stava mai in riposo. Immagino. Un assalto alle dame romane, assedi, scorrerie, non si parlava d'altro, i poveri mariti. Volevo ben dire, ma veniamo al motivo per cui mi trovo qui. Clitandro mi ha pregato di parlarti a suo nome, ha intenzione di chiederti la mano di Enrichetta. Mia figlia? Sì, tua figlia. Lui dice che è incantato e ti garantisco io che ha perduto la testa. No, no, caro, no. Ascoltavo, tu non sai proprio niente, è una storia diversa, non è come tu credi. Come? Clitandro gioca a mistificare, si interessa a un oggetto e lo specchia in un altro. Come? Non è Enrichetta che vuol prendersi moglie? No, ne sono più che certo. Ma me l'ha detto lui. Eh beh sì. Belisa, ma sono qui ufficialmente perché il nostro fratello dia il consenso alle nozze. Va bene. La stessa Enrichetta non la finiva mai di dirmi di far presto, vuole sposarsi subito. Appunto. E questo è il codice del qui pro quo galante. Enrichetta, sia chiaro, funge qui da pretesto, come simbolo, emblema del gioco, l'amore e il suo doppio. La porta del mistero, avendone la chiave, puoi scioglierne il senso. Senti Belisa, visto che ne sai così tante, ci dici per favore l'altro oggetto chi è? Tu vuoi proprio saperlo? Eh sì, chi è? Io. Tu? Io. Ah, Belisa! Che cos'è questo, eh? Che cos'è questo, che avete da guardarmi così? Posso prendermi il lusso di giudicarmi, cari, abbastanza ben fatta per sedurre chi voglio. E i Damidi, i Doranti, i Cleonti, i Licinski sanno bene apprezzare quel che metto in vetrina. Tutti i tuoi innamorati. Pazzi! E con che violenza! Te l'hanno detto loro? No, non c'è stato uno solo che abbia perso il controllo, fatto un gesto, parlato d'amore, ma che siano ai miei piedi, quello lo si vede dagli occhi. Per parlarsi di amore ci si serve di questi. Non ho mai visto Damidi mettere piede qui dentro. È una delicatezza in più, non lo capisci? Dorante sparge ovunque veleno su di te. Sono i cattivi umori che dà la gelosia. Cleonte si è sposato, lo sai? Anche Alecisco? Sì, per disperazione sono stata crudele. No, tu non sei crudele, tu sei pazza, Belisa. Torna in te! Tu non puoi sempre vivere di chimere! Oh, chimere io, chimere? Chimere? Io vivo di chimere, beh, chimere è veramente il massimo. Io vivo di chimere, adoro le chimere e vivevo all'oscuro io delle mie chimere. Chimere. Nostra sorella è pazza. Peggiora ogni giorno.